Allora, parte il progetto Accademia Tadini, la casa delle storie. Perché questa iniziativa, come nasce e con quali obiettivi? Beh, questo progetto nasce perché il museo fa parte di questa comunità e quindi l'Accademia Tadini chiede ai cittadini del territorio di entrare nel museo in veste di protagonisti, portando la propria vita, la propria esperienza e facendo intrecciare la propria esperienza alle opere presenti in museo. Come avverrà tutto questo? Avremo un momento iniziale di laboratorio di narrazione, io conduco questi laboratori da ormai quasi 12 anni in diversi musei d'Italia. È un metodo che permette alle persone di incontrare le opere e facendole proprie, questa idea di trovarsi insieme, osservarle, in qualche modo prendersi cura delle opere con il nostro sguardo e con le nostre parole, perché questo non è un patrimonio dell'Accademia Tadini. L'Accademia Tadini se ne prende cura, ma è un patrimonio della comunità. E questo è molto importante, credo che questo progetto vada in questa direzione, sia nella fase di raccolta narrativa, ma anche poi nella fase in cui i cittadini porteranno degli oggetti di affezione, qualcosa che gli appartiene e che secondo loro può entrare in dialogo con le opere presenti in Accademia. Si è partiti con una sorta di chiamata a raccolta della città nella Tadini, poi quali sono i passi successivi? La chiamata a raccolta è veramente allargata a tutta la popolazione, quindi dopo i 14 anni. E quindi l'idea è proprio di fare un progetto che sia intergenerazionale, che sia di persone che hanno storie diverse, persone che abitano da molto a Lovere, che sono nate a Lovere, oppure persone che per lavoro o per studio ci sono arrivate. Questa è la prima fase, la chiamata, proseguirà poi il progetto invece nella costruzione, nell'incontro di laboratori di narrazione che poi proseguiranno nella costruzione di veri e proprie tracce narrative e nella creazione di un allestimento e di una mostra che esporrà gli oggetti che i cittadini portano e che sono in dialogo con le opere. Quindi l'idea è proprio di creare un'osmosi fra dentro e fuori museo, un po' come questo museo si specchia sul lago, allo stesso modo noi il museo si specchia nei propri cittadini e i cittadini si specchiano nelle opere in una relazione che è reciproca e fondante. Ecco, perché questo progetto? Perché partire da un museo per arrivare a delle storie? Ma l'intuizione del direttore Marco Albertario è proprio quella di trovare un progetto che fosse significativo, ma anche significativo per la città, ma anche significante per il museo stesso, cioè il portare dentro la vita delle persone, io credo sia una buona soluzione. Io ho sperimentato questa modalità in tantissimi musei, dai musei molto piccoli del Val d'Arno fino alle Gallerie degli Uffizi, e devo dire ovunque, anche in tipologie museali molto diverse, è sempre molto efficace, perché ci si rende conto che le opere d'arte non sono cose da guardare distrattamente, ma sono veri e propri corpi viventi di qualcuno che le ha create, che le ha realizzate, che possono entrare in dialogo con noi. Appunto, mi interessa questo aspetto, com'è possibile che un museo riesca ad entrare nelle storie delle persone? Prima cosa, il museo non deve aver paura, cioè non deve aver paura di affidarsi, di affidare il proprio patrimonio a delle persone che magari con questo patrimonio non hanno nulla a che fare, quindi io credo che il primo elemento sia proprio quello di non avere paura. E io credo che questo l'Accademia Tadini lo sta fortemente dimostrando, di non avere paura. E a questo punto si affida veramente alle persone che dicono di sé qui. E le opere acquistano una contemporaneità, perché in fondo le opere davvero sono contemporanee, perché i nostri occhi che le stanno guardando sono contemporanee. Un museo in fondo non è solo una realtà che custodisce, si prende cura, che è
chiaro, la cosa fondamentale, ma anche il guardare le opere e prendersene cura con il proprio sguardo, intrecciandolo alla propria storia, è un altro buon modo di rendere vivo un museo. Ultima domanda, come avverrà questo intreccio tra storie e opere? Non sveliamo troppo, perché il progetto adesso è solo all'inizio, e avverrà proprio mettendo a fianco le immagini delle opere, o meglio dei particolari delle opere, perché i narratori poi cercheranno, no? Come i cercatori d'oro che cercano le pietruzze preziose, quali sono gli elementi anche all'interno di uno stesso quadro che risuonano dentro di sé, e questi particolari, queste parti di opere verranno messe poi insieme in immagini degli oggetti di affezione che rappresentano gli uomini e le donne di questa città. Spesso siamo abituati a guardare ai musei come dei santuari, dei luoghi in cui entrare in punta di piedi, in silenzio. In realtà sta un po' cambiando questo paradigma, e mi sembra che questo progetto vada in questa direzione. Beh sì, il paradigma è cambiato, direi che questo museo può essere un nuovo paradigma, o comunque un museo molto aggiornato su quelle che sono le modalità di lavoro con le opere d'arte. Per il visitatore o la visitatrice che, arrivando da un'altra città o magari abitando a Lovero nell'Alto Sebino, si trova a passeggiare sul lungolago, la visione della Pinacoteca Tadini è una visione che ricorda la facciata di un tempio, c'è il frontone, ci sono le aperture. E quando questi musei nascono tra la 700 e l'800, la scelta del tempio non è una scelta neutrale. Racconta il fatto che chi può entrare deve essere un sacerdote dell'arte, deve essere una persona che ne sa, o comunque, se non è una persona competente, deve entrare in modo molto riverente, inchinandosi davanti alle opere, senza instaurare un dialogo. Quello che invece succede nel contemporaneo è un ribaltamento. La definizione di musei di ICOM dice prima di tutto che il museo è un'istituzione al servizio della società. Questo significa che prima di conservare, promuovere, educare, raccontare, studiare, il museo deve essere un elemento generativo all'interno dei luoghi in cui si trova ad operare. Ed è quello che un po' sta mettendo in gioco la Pinacoteca Tadini con questo progetto, appunto la Casa delle Storie, in cui il museo si interroga: qual è la cosa più importante per me? Sono le persone che partecipano al territorio, e le persone che di questo luogo devono fare non un museo ma una casa. La parola museo viene da muse, figlie di Mnemosune, dea della memoria e nipoti del tempo, e quindi raccontano un concetto di tempo. Ma quale concetto di tempo? Un tempo bloccato, immobile, come diceva lei, che ci riporta a un'epoca polverosa, o un tempo che viene di volta in volta messo in gioco, vivificato e reso proprio da chi entra? Ecco, il progetto vuole lavorare proprio su quello, interpellare ragazzi, ragazze, giovani, adulti, insomma persone dai 14 anni in avanti, raccontargli il museo, farli camminare per i corridoi e le sale e vedere dove si trovano le affinità elettive, cioè in quale opera ti puoi riconoscere, in quale opera vedi un frammento, un bagliore, un elemento luminoso che ti richiama qualcosa che hai vissuto e che può essere magari anche raccontato con un oggetto, con un'immagine, con qualcosa che ti appartiene. Ecco, questo è quello che farà il progetto, basato proprio anche sulla competenza di Maria Grazia Panigada di Patrimonio di Storie, che nel corso degli anni ha proprio sviluppato una prassi molto importante che mette in relazione opere e persone attraverso le parole, attraverso i sentimenti. Iscriversi è facilissimo, lo si può fare attraverso il sito, ma per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, alla segreteria della Pinacoteca Tadini ci sono tutti i moduli cartacei per farlo, e speriamo che ci sia una grande adesione, e vi aspettiamo. Quindi le opere d'arte parlano al di là della loro epoca o di quello che voleva esprimere attraverso di esse chi le ha realizzate? Beh, le opere dell'arte andrebbero viste un po' come quando noi abbiamo un navigatore satellitare, no? I navigatori funzionano se si hanno tre punti di riferimento. Il punto di riferimento di un'opera è quando è stata fatta e chi l'ha fatta, come è stata percepita dal pubblico subito e nei secoli a venire, e con quale occhio noi la guardiamo. Quindi è ovvio che, come dire, l'opera non è una macchia di Rorschach davanti alla quale fermarsi e dire mi viene in mente. L'opera richiede, perché ci sia una relazione, di mettersi prima di tutto in ascolto, di capire che cosa quest'opera racconta, e poi di chiedere all'opera di ascoltare noi e dire in quel racconto che l'opera custodisce
quale parte della nostra vita è possibile individuare, quindi ci sono direi molteplici livelli di lettura. E con noi adesso c'è Marco Albertario, direttore della Galleria dell'Accademia Tadini. Questo progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo, ecco perché la Tadini ha deciso di costruire questa iniziativa e quali sono anche gli altri aspetti che questo bando poi va a finanziare. Allora, questo bando Cariplo che l'Accademia Tadini ha vinto nel 2023 parlava di luoghi da rigenerare, quindi abbiamo individuato una serie di ambienti nell'ala nord-est del sottotetto del complesso di Palazzo Tadini che erano stati fino ad ora adibiti a deposito e che saranno oggetto di un intervento di ristrutturazione, adeguamento e quindi riaperti al pubblico. È un intervento dal punto di vista edilizio molto complesso, ma che va a concludere di fatto i lavori che sono stati fatti in questi anni nell'ottica di rendere sempre più lo spazio, il complesso di Palazzo Tadini accogliente. D'altro canto era importante immaginare come restituire questo luogo alla comunità, perché la comunità è l'altro polo del dialogo, il museo esiste in rapporto alla società e alla comunità che lo ospita. Di conseguenza è nato l'idea di fare questo passaggio. L'Accademia Tadini, che già raccoglie diciamo la storia del Conte Tadini, la storia di Antonio Canova, la storia di Francesco Hayez, la storia di Giorgio Prandi, si apre ad accogliere anche le storie della comunità loverese. Diventa quindi una sorta di comunità che si racconta e, come è abitudine in un museo, il racconto parte dagli oggetti. Di conseguenza, al centro di questo progetto ci sono persone di varie fasce d'età, perché l'abbiamo concepito come un progetto trasversale, quindi andiamo dai 14 agli 80 e oltre, e chi desidera partecipare deve avere semplicemente il desiderio di raccontare, di lasciarsi suggestionare da ciò che c'è esposto in Accademia, individuare un oggetto a casa al quale affidare il proprio racconto e attraverso un percorso affiancato dalle due esperte Maria Grazia Panigada e Giovanni Brambilla, si arriverà poi a costruire delle narrazioni che saranno proposte al pubblico come con una mostra nella quale saranno illustrati questi oggetti e il racconto che questi oggetti hanno veicolato. Mostra che sarà allestita a conclusione del percorso nell'autunno del 2025. Un modo anche per vedere la Tadini con occhi nuovi? Un modo per percorrere l'Accademia Tadini con occhi nuovi, educando lo sguardo a contemplare le immagini. Noi siamo abituati a immagini che scorrono in modo molto veloce. Alle volte, per capire il senso di un'immagine, occorre recuperare un tempo più lento. Questo sguardo lento e questi tempi di riflessione che il museo dovrebbe insegnare verrebbero poi trasportati a casa nel momento in cui ciascuno di noi apre idealmente la scatola delle memorie, quella che in ogni casa si conserva sopra l'armadio o sotto il letto, e recupera ciò che è in grado di riattivare queste memorie.